Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova puntata di Horror Camomile, una serata tutta dedicata al maestro Lamberto Bava, che abbiamo avuto poco fa in diretta insieme al grande critico Davide Pulici di Notturno. Ma noi continuiamo a festeggiare, anche perché pochi giorni fa ha fatto gli anni il nostro maestro Lamberto Bava, lo continuiamo a festeggiare il nostro maestro parlando appunto di tre capisaldi della sua cinematografia e della sua lunghissima carriera, perché veramente ne ha fatte: Macabro, Demoni e Demoni 2. Allora io inizio a far entrare i miei editor, e allora facciamo entrare, vediamo un po' se riusciamo. Allora, Andrea, Alice, forza Andrea, forza Alice, così parliamo di questi tre splendidi film. Eccoci. Ciao Andrea, a te. Ciao. Buona camomilla. Ciao Alice. Buona camomilla, buon onore camomilla. Si gira o non si gira questa telecamera? Sì. Oh. Ciao Alice. Dobbiamo la maledizione. Allora, ciao ragazzi, tutti. Stiamo aspettando anche Francesco Lomuscio, il nostro Francesco. Io già lo vedo in diretta. Ciao Nick. Il maestro Lamberto Bava. Che è in diretta, e gli mandiamo un saluto. Oggi questa è una serata fantastica, contributo a lui. Sempre un piacere. Noi abbiamo appena annunciato il vespertilio alla carriera, che riceverà il 26 agosto insieme ai figli di Carlo Rambaldi, per Carlo Rambaldi, che tra l'altro ad agosto sarà proprio 10 anni, se non erro, dalla scomparsa di Carlo Rambaldi, e poi al grande Aldolado, un altro grande maestro, insomma, che veramente... Ecco, sì. E quindi, innanzitutto io vedo se c'è anche Franky, il nostro... Vediamo un po'. Ciao Nick. Ecco, io lo invito, ma non credo che sia in linea. Allora, oggi parleremo di, stavo dicendo, di tre capisaldi, no? Del cinema, certo, della cinematografia di Lamberto Bava, appunto, Macabro, Demoni e Demoni 2. Sì. Sono tre film importantissimi, naturalmente, sì. Ce n'erano tanti altri da poter scegliere, ma ho cercato di prendere i tre cattivi. Ciao Irene. I tre film. Beh, Macabro, insomma... è il primo film, no? Il primo lungometraggio diretto totalmente da Lamberto. Esatto. Ecco qui Francesco. Girala. Dovete sapere che mentre ero in diretta con Lamberto Bava, non so se l'avete visto, e Davide Pulici mi si è spento. Esatto. Le freccettine. Ci fa vedere che ha il tè. La sì, stavo cercando il modo per mettermi il più comodo possibile. Eccoci qua. Ciao. E innanzitutto, ciao. Fate i bravi, fate dire le cose seriamente, perché c'è Lamberto in linea. Con la mia tazza di Scream, non so se vi piace, che c'è il sangue, quando la scaldi esce tutto il sangue. Allora, però. Perfetto, bellissima la tazza. Allora, partiamo con Macabro, perché appunto sono tre film fondamentali della carriera, è inutile dirlo, di Lamberto Bava, e partirei proprio da Macabro. Era il 1980, che bello il decennio degli anni 80, almeno per me fantastico. E quindi, Francesco, partiamo proprio da te, su Macabro. Allora, guarda, vi dico la verità, Macabro è un film che io ho visto soltanto una volta, credo 32 o 33 anni fa, in televisione. Se non sbaglio era su Odeon, che all'epoca era Telerom Europa da noi. RTV 38 da noi in Toscana. RTV 38. RTV 38 in Toscana era. Ma c'è ancora? Sì, perché poi... Ma credo ci sia ancora, credo. Poi diventava Odeon, a una certa ora diventava Odeon. Poi la sera tardi tornava RTV 38. Da noi era Tele Roma Europa, poi divenne Tele Roma 56, poi dopo ha cambiato nel tempo. Adesso ancora c'è, e Odeon adesso è tante cose. Poi trasmette in tutta Italia, ma sono tanti canali differenti, insomma. Esatto. E dicevo, Macabro è un film che ho visto solo all'epoca. Purtroppo non ho mai avuto dopo in DVD, perché non ho fatto in tempo a comprarlo, è andato fuori catalogo, spero lo ristampino prima o poi. E ricordo soltanto che ovviamente ero un bambino, il film all'epoca non mi piacque, perché ovviamente lo guardavo con l'occhio di quello che vedeva Lamberto Bava, il regista di altre cose, che ovviamente più spettacolari,
Ricordo soltanto questa malsana atmosfera vagamente, ma la storia ricordo molto torbida di questa sorta di necrofilia con questa, ricordo benissimo, ecco, questa donna che si teneva la testa di chi era il suo amante che ci faceva l'amore, insomma, così. Io poi all'epoca ero un ragazzino, avevo 11 anni quando ho visto queste scene, e guardavo il film, alla fine dico vabbè, l'unica cosa che me era rimasta in testa, appunto, spoiler, il finale è molto, che è l'unica cosa soprannaturale, l'unica cosa soprannaturale di tutto il film, mi era rimasta impressa questa scena, tant'è vero che quando andavo a scuola facevo un reticolo su un foglio in cui disegnavo in ogni vignetta una scena di un film che avevo visto horror, e disegnavo di macabro quella scena lì, quel finale, ovviamente disegnato a pupazzetti come disegni quando hai 11 anni. E quindi niente, mi rimase impressa questa cosa, e il nome di Pupi Avati, che era coinvolto, se non sbaglio, come produttore del film, non so se anche il soggetto. Soggetto, forse. Ed effettivamente, col senno di poi, all'epoca ovviamente neanche lo conoscevo Avati, al massimo lo sentivo nominare perché era regista di Bix, di film che non c'entrava niente con l'horror, col senno di poi effettivamente le tematiche avatiane dentro c'erano, cioè poteva essere benissimo un film diretto da Pupi Avati più che da Lamberto Bava. Però è interessante perché all'esordio di Bava, che credo che prima avesse fatto solo la coregia della Venere Deal insieme al padre, che era per Shock, la televisione. Shock insieme al padre. Però Shock l'ha fatto il padre, forse lui l'aiuto regista. Io so sì, che la Venere Deal è proprio co-diretto, non ricordo se era prima o dopo, credo fosse poco prima dell'80, sarà stato un 79, così. 76, sì, 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 sì. Sì, sì, diciamo che comunque tutto è partito ovviamente per quanto riguarda la filmografia di Bava con Shock, in qualche modo, perché è vero che c'era Mario, ma praticamente molto sì, del 77, esatto. Però diciamo macabro proprio suo, perché non solo qui c'è la regia, ma c'è anche il soggetto e la sceneggiatura anche, nel senso sì, che è completo, ma con Mario Pupi Avati, Antonio Avati, però sì, insomma, è parecchio, esatto. È di Lamberto, sì. Dimmi Andrea. Molto di Lamberto, anche se l'idea mi sembra sia venuta a Pupi Avati, Antonio Avati, da un giornale americano. Anzi, cui ovviamente di andare subito a recuperare la diretta che abbiamo fatto, le due dirette, perché abbiamo fatto quella parte finale, visto che mi si è spenta all'improvviso il cellulare nonostante era tutto carico, ma ho visto saputo da altri che È il tulpa, no, è un tulpa. No, hanno detto sono i demoni, sarà Rosemary o Sergio che hanno fatto spegne questo cellulare, che preoccupazione, sarò la prossima vittima. E quindi questo, Alice, vuoi dire qualcosa su Macabro? Sì, allora Macabro era uno dei pochi di Lamberto Bava che non avevo ancora visto, e ho approfittato dell'occasione per recuperarlo in questi giorni. E che dire, beh, è un film sicuramente molto malato, e come diceva Francesco si respira molto quest'aria, no, malsana, tetra, e è un film che, pur avendo molto secondo me del film quasi televisivo, cioè si vede che era proprio l'esordio, diciamo, completo di Bava alla regia, malgrado tutto però a me è piaciuto, perché ha qualcosa nei colori, nella fotografia, che mi ricorda un po' i film del padre, Mario Bava, anche un po' lo stile degli interni, no, delle stanze, così. E gli attori, pur non essendo professionisti, hanno tutti la faccia azzeccata, perché lui, che è il cieco, ha proprio l'espressione giusta. La bambina, passatemi il termine, stronza, perché proprio è perfetta nella parte. Sì, c'è proprio la faccia da schiaffi. E la donna ha un che, forse mi ricordava vagamente le espressioni della Nicolodi, anche forse un po' il taglio di capelli, quindi ci ho trovato anche lei giusta nella parte. Secondo me un po' un buio omega, però molto più soft, ma comunque malsano, cioè buio omega è molto più tosto secondo me come film, visto che si parla comunque di morti, di necrofilia e quant'altro, però anche questo, pur avendo
qualcosa di un pochino più soft, comunque ti resta impresso anche il finale non me l'aspettavo, devo essere onesta, cioè proprio. Poi di bello a questo film che fino alla fine non capisci bene cosa sta succedendo. Man mano che si va avanti, no, si scopre questa donna cosa stava combinando, no, con questa testa. Ciao Alberto. Quindi secondo me, ciao, ciao Alberto. Ciao. E quindi sì, è un film che pur essendo un po' acerbo, secondo me comunque ci sta nella sua Io filmografia. pure come Francesco l'ho visto tanti anni fa, non così tanti anni fa, l'ho visto però tantissimi anni fa, anch'io sempre su una TV, non so se era 7 Gold, negli ultimi anni è stato fatto forse una volta, non mi ricordo. E però proprio pochi giorni fa me sono andata a comprare, come ben sapete, al Profondo Rosso Store e me la sono proprio Bello. riguardata l'altro ieri ed è bellissimo, ed è bellissimo. A Ma me piace. si trova ancora qui? Si trova ancora quindi? Allora, al Profondo Rosso Store io non mi ricordo perché me l'ha Ah, dato ecco. direttamente Luigi, però io credo che se c'è che sia una copia forse ne ha anche un'altra e comunque la può avere, eh. Quindi Perché mi ricordo che era fuori catalogo il film. E tu considera che questa viene dalla Germania, c'è cioè ovviamente anche in italiano, Ah, chiaramente quindi credo che Germania. sia un'edizione estera, quindi, perché quella italiana è fuori catalogo, No, 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 infatti. versione Si estera trova esiste, ma volendo ovviamente anche in per gli streaming, italiani. a pagamento, naturalmente, anche in streaming, No, ma volendo. io sono un sostenitore del supporto fisico, ne ho Vabbè, 15.000 dentro, non sto molto. scherzando, 15.000 al numero e aumenteranno. Esatto. Allora, le reazioni dei critici italiani furono piuttosto positive, se si tiene conto del fatto che Bava era ancora ovviamente agli esordi. Morando Morandini nel suo dizionario dà al film 2,5 stelle su 5, affermando che esordiente figlio di Mario Bava ha fatto un film inquietante che punta sull'atmosfera più che sugli effetti orripilanti, nel rispetto e nel controllo delle regole del genere, i cui fan hanno apprezzato assai la trovata del frigorifero. Non diciamo nulla, ovviamente, però Beh, quella è questo la pubblico parte rimane molto centrale contento. Ti rimane in testa perché fondamentalmente, soprattutto quando sei bambino, per te il film horror è quello che ha o elementi soprannaturali o comunque un qualcosa di scioccante come la violenza, lo splatter. Questo è un film, diciamo, alla fine è un drammatico in realtà come storia. L'unica cosa veramente sì. horror che ha è proprio quel finale, al di là del fatto dell'horror inteso come orrore sociale per tutta la storia, ma l'unica cosa che visivamente parlando è horror sta nel finale del film, e è la scena del frigorifero. Come scena sì, però come narrativa potrebbe essere considerata horror. Sì, è un Cioè, horror secondo ovviamente me. d'atmosfera, però come dicevo appunto è un horror più sociale, cioè si parla più di un orrore intriso nella realtà, no? Perché una storia di Perché rapporti tutto morbosi, nasce cioè la col necrofilia è problema la cosa più familiare. horror legata al reale, però in realtà di horror non ha niente perché non ci sono elementi soprannaturali. Alla fine si parla di gente che fa sesso con i morti, è una cosa che fa schifo e diciamo è il raccapriccio più che l'horror quello che dà, però Beh, come elemento. diciamo anche l'incidente, no? Anche quello è un po' l'incidente con l'amante che viene, Sì. ora non so se si può dire, che viene decapitato, insomma, Il ecco, gattone quello rosso anche della tua quello. diretta. La L'aveva storia del detto film è Davide questa. Pulici, quindi puoi Questo. dirlo, puoi dirlo. Non voglio spoilerare troppo. No, puoi dirlo, puoi Vabbè, dirlo. dai. Puoi Comunque, dire. ricollegandomi a quello che diceva prima Alice, il discorso di Boyomega, beh, ovviamente il cinema di Joe D'Amato era un cinema maggiormente volto all'exploitation. Qui parliamo di un film dove c'è di mezzo Avadi, è una cosa un po' più raffinata. Lo stesso cinema di Avadi è un horror più raffinato rispetto a quello di Joe D'Amato, che io forse preferisco perché preferisco più le cose. L'horror per me deve essere quello, deve essere più exploitation, però mi piacciono tutte e due. Però evidentemente Avadi fa un horror più raffinato, meno volto allo schifo, al raccapriccio, mentre Joe D'Amato era più prendiamo la trippa e facciamo l'autopsia, Esplicito, cose splatteroso, diciamo. così. Tra l'altro, ragazzi, io Ciao, Rodriguez. non posso sottrarmi. È uscito fuori nel corso della precedente diretta che c'era un progetto di Lamberto Bava dal titolo Gnomi, che poi non si è più fatto. Sì, E ne da parlano Luigi spesso. ha letto la sceneggiatura e ha detto, siccome era stato proprio fatto forse qualche cosa prima, qualche momento prima di quelli che sono stati poi i Gremlins, che noi tutti amiamo, di Joe Dante, siccome
abbiamo anche l'appuntamento di Made in Italy che ci ricorda che a volte basta sentire, sapere o leggere qualcosa, certo, poi ci fa il film. Allora, Lamberto Bava l'ha difeso, dice: io sono un amico di Gedante, non voglio dire niente, non voglio parlare, non mi interessano queste cose. E Davide Bulci ha detto: Lamberto, potete riascoltare la diretta verso proprio la parte finale, gli ultimi 10-15 minuti, se non erro, ha detto: lo sappiamo tutti che i Gremlins hanno preso una parte del, diciamo, del soggetto dai due scritti, che allora a questo punto immaginiamo che probabilmente forse erano stati resi pubblici a qualcuno, letti da qualcuno. Ovviamente Lamberto ha negato, ha detto: no, per me, Giordano, non voglio pensare a una cosa del genere. Cioè, ha detto che ci sono delle similitudini molto forti con il soggetto di Gnomi, ma ha detto: io non voglio pensarlo, Giordano è un amico, giustamente. L'abbiamo chiusa là. Andrea, vedete, tu che... No, io... Abbiamo tutti i Gremlins, Giordano, io lo amo. Sì. Tu che pensi? Ma su Macabro o sul... Su questa cosa, visto che tanto oggi omaggiamo Lamberto Bava, tiriamo fuori pure delle chicche che io non sapevo assolutamente, sono uscite nel corso della diretta. Ci sta che, insomma, ci sta. Sapendo un po' le storie, gli aneddoti che ci sono, ci può stare, ecco, anche questo. Io sono rimasta basita. Però, insomma, non è improbabile, ecco. Non è improbabile. Beh, sicuramente non sono stati scritti nascosti, perché se sono, diciamo, arrivati, qualcosa è arrivato, certo. se fosse vero. Questa, Alice, tu che ne pensi? Allora, questa cosa mi è un po' così. Su questa cosa di gnomi, Gremlins, questa... ci potrebbe essere la possibilità, Alice? Ma io adesso stavo pensando, io non mi ricordo quale sia uscito prima, però mi sembra di ricordare che in Demoni 2 c'è una delle scene delle trasformazioni, mi sembra di ricordare che la fisionomia di uno di questi demoni somigliasse a un gremlin, però adesso io non so, cioè non mi ricordo se è uscito prima Gremlins o Demoni 2. Gremlins. La cosa che dici tu è il Menelik, che penso sia volutamente un omaggio a Gremlins, il mostriciattolo che è proprio come Gremlins. Interpretato da Marotta, no? Da Marotta. Si parla di questo progetto che è rimasto in cantiere. Marotta è il ragazzino mostruoso, poi diventa Marotta e poi da dentro Marotta poi esce fuori. Sì, è vero. Sì. Quello sembra un Gremlin, sì, effettivamente. Io non so se Lamberto è ancora in onda, siccome abbiamo fatto una bella diretta sotto Natale con Davide Marotta e ci ha raccontato dei bellissimi retroscena, sia per quanto riguarda il bambino che ha fatto in Fenomena, che insomma Demoni, quindi grande Davide Marotta. Posso dire, aveva fatto questo progetto che doveva chiamarsi Gnomi e dopo... E alla ancora a casa, perché lui la vorrebbe fare, ma non niente. E dopo sono usciti i Gremlins, ispirandosi a questo progetto, è arrivato la Bava, è arrivato. Come ripeto, poi tanti film italiani prendono dai film americani, insomma, non è questa la cosa. Però dice sempre che sono gli italiani che copiano gli americani, invece no, spesso in passato è successo il contrario, insomma. Diciamo che le idee di base. Poi... Esatto, quello che dico qui oggi, ma che diciamo anche a Made in Italy, pure con Francesco, diciamo che ci leghiamo a vicenda. Però non è così monolitica la cosa che l'Italia non vale niente e l'America è tanto. Non è proprio così. Cerchiamo di smontare un pochettino questa cosa, semplicemente. Sono mancati forse i soldi in Italia, no? Forse le produzioni più importanti, certo, che non hanno messo a disposizione, certo, magari i quattrini, diciamolo, certo, poi alla fine. Certo. Ma in realtà non credo neanche sia una questione di soldi, perché in realtà in Italia spendono milioni di euro per fare commedie. Potrebbero farle benissimo per i film d'azione o per i film horror, perché come spendono 20 milioni per fare due seduti dentro un tavolo, su un tavolo a casa a parlare di politica, possono fare tranquillamente 20 milioni di euro per fare un mostro o una scena spettacolare. Non capisco che gli manca, anche perché la paura di rischiare, magari. Manco a dire che ci manchino le maestranze, perché spesso sono gli americani a rivolgersi a noi per fare determinate scene. E quindi non è un problema né di maestranze né di soldi, è proprio un problema di chi comanda e chi decide, tutto qui.
Non c'è altra spiegazione. Forse pensano di andare più sul sicuro con questo tipo di commedie, di avere un ritorno economico. Che io vi consiglio di comprare, c'è quello che sta scrivendo, c'è quello che sta dicendo Francesco. Molte cose fallite anche da parte quando era nel periodo di fantasy, il Mediaset, insomma, non è stata molto buona, è stata buona fino a quando ci ha guadagnato, come poi purtroppo è un po' così tutto. Poi, insomma, anche Lamberto comunque racconta fatto delle cose ed è andata a periodi a seconda, ovviamente, di chi accettava, di chi non accettava o di chi non voleva fare. No, comunque chiaramente dire mia. Quindi quello che sta dicendo Francesco viene ampiamente raccontato nel libro senza censura assolutamente, cioè si racconta proprio, addirittura molto spesso si fanno nome e cognomi, se non dell'azienda, anche di persone. Detto ciò, Andrea, volevi dire qualcosa ultima su Macabro? No, su Macabro sì, no, l'ho un po' rivisto in questi giorni per rinfrescare un po' la memoria, perché anch'io era tanti anni che non lo rivedevo, e per essere un esordio, francamente, per me è ottimo, perché c'è atmosfera, musica, è anche un po' thriller in qualche modo, no? Un pochino. Sì. E quindi un ottimo esordio veramente alla regia, e poi tutto è nato da questo giornale, da questo articolo su questa donna, che è un fatto sembra realmente accaduto, di una donna che teneva la testa del marito, in questo caso nel frigo. Da qui è nato Peggio, è stato raccontato oggi stesso, sia nel libro, ma l'ha raccontato in diretta, che praticamente dopo tanti anni Lamberto è venuto a sapere che quell'incidente era morto il papà di Antonio e Popi Avati, ma loro non glielo dissero all'epoca e l'hanno detto dopo tanti anni, probabilmente, come ci ha raccontato Lamberto in diretta, per una questione che non volevano esprimere, appunto, quel disagio. E lui infatti oggi ha detto: quella è veramente una cosa macabra, perché lo sono venuto a sapere tantissimi anni dopo, e ho detto: ma per quale motivo non me l'avete detto? Sta scritto nel libro, più o meno, e questo è il senso. E quindi sembra proprio che era un fatto vero. Purtroppo, ahimè, è capitato poco tempo prima, adesso non so quanto, proprio i fratelli Avati, che la morte del papà in un incidente stradale. Sempre attuale poi, perché non so se avete sentito il TG qualche giorno fa, hanno trovato quella ragazza fatta a pezzi che l'assassino l'ha tenuta nel freezer per non so quanto tempo, poi ha preso e ha buttato. Allucinante. Sì. Allora, poi qua c'è anche l'elemento del personaggio non vedente, no? Che è ricorrente anche in Dario Argento, in tante cose che ha fatto, il non vedente, quindi ci sono tanti elementi anche un po' argentiani da qualche punto di vista, anche se poi non è stato prodotto da Argento. Macabro, vi dico che Macabro è stato distribuito, Alberto ascolta bene che so che sei in diretta, è stato distribuito negli Stati Uniti col titolo non Terror Zone ma The Frozen Terror, però ormai ogni volta che leggo Terror da qualche parte non so perché mi viene in mente Alberto, non so per quale motivo. Allora, come sottovalutato, terrore ghiacciato. È un problema di pigrizia, scomparsa di grandi produttori, mancanza di cultura, dice Alberto. Il racconto di racconti ce l'hanno dovuto produrre i francesi, fosse stato per l'Italia, dice Fantaghiro. Quindi ecco questo. Ora parliamo di Demoni e Demoni 2. Allora, io intanto vi faccio vedere anche questa, anche qua dall'estero. Non pensate, questa è fantastica questa cosa. Quanto c'è un bel libricino, ovviamente, in lingua. Chiaramente vi faccio vedere, vedete qua, questo è proprio un libricino scritto ovviamente con, vedete, in lingua, molto bello, molto carino, però questo modulo è fatto tradurre da Marcus, perché io e l'inglese siamo due cose separate. Allora, Demoni, Rosemary, il cinema, il metacinema, insomma uno dei, voglio dire, insomma, primi film metacinematografici, ma mi verrebbe proprio da dire così, almeno in senso, insomma, del successo che poi ha ottenuto. Francesco, partiamo proprio da te. Il primo Demoni. Che devo dire? Uno dei capolavori del cinema horror italiano. Mi è sempre piaciuto fin da bambino. Quando ero bambino era uno dei film che mi mettevano più paura, ma non per le situazioni, per le immagini violente. All'epoca era uno dei film più violenti in assoluto, da un punto di vista visivo.
quello che vedevi in Demoni difficilmente lo vedevi in altri film. Tra l'altro, anche se le creature del film vengono definite demoni e non zombie, sono palesemente degli zombie, sono una variante degli zombie che ti trasmettono il virus non con il morso ma tramite il graffio semplicemente, però palesemente risente un po', diciamo, dell'influenza di zombie di Romero, dove era coinvolto Argento, appunto, come anche in questo, penso sia proprio voluta la cosa. Per me è un super film, appunto, per effetti speciali grandiosi, per una regia molto ispirata, fotografia eccezionale di Gian Lorenzo Battaglia, penso una delle più belle fotografie che abbia visto nel cinema italiano, proprio. E poi, appunto, ci sono immagini raccapriccianti, a parte, ecco, ritornando a Zombie, la frase di lancio palesemente scimmiotta quella di Zombie di Romero, com'era, faranno delle loro città, le cattedrali, i cimiteri, palesemente scimmiottava quella, quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti camminano sulla terra, quindi era un po' una variante di quella. E la giovanissima Francesco Fiorargento, ricordiamo anche Carlo Zini, Natasha Howe, Urbano Barberini, di cui ha fatto una bellissima intervista su Nocturne, ne parleremo martedì sera con Davide Pollici, parleremo anche di questo grande attore Urbano Barberini, che secondo me poteva essere usato anche molto di più. Bobby Rhodes, che lo vediamo anche nel 2, insomma, un altro personaggio. Nicoletta Elmi, Urbano Barberini, tra l'altro, sta in Diabolik dei Manetti, fa una parte marginale, ma c'è anche lui, l'ho rivisto proprio oggi in Blu-ray il film. E quindi dicevo, sì, poi ricordiamo anche Nicoletta Elmi, che tanti ricordano per i ragazzi della terza C, però era stato su Profondo Rosso, su Reazione a Catena, su che era il medaglione insanguinato, se non sbaglio, di Massimo Dallamano, insomma, ha fatto tanti, lei e Renato Cestia paradossalmente erano due icone da bambini, lei soprattutto per l'horror, Cestia per i Lacrima Movie, però stava anche su qualche film, mi sembra su Reazione a Catena, nel finale sono loro due, poi paradossalmente cresciuti sono diventati due dei ragazzi della terza C. Lei appunto e hanno smesso tutti e due di fare, credo, sì, gli attori. Sì, lui ha una palestra e lei ha smesso. Lei è logopedista. Quindi dicevo, Demoni è sicuramente, appunto, al di là del fatto che ha i suoi piccoli difetti, un po' sulla recitazione, come comunque avveniva quasi sempre nel cinema italiano all'epoca, soprattutto quando non doppiato. Però ecco, è un film che ti tiene, che ti tiene per l'atmosfera, che ti tiene per l'azione, succedono tante cose, e poi era ricco visivamente, era pieno di effetti, anche se non c'erano gli effetti, la sola inquadratura che poi era la locandina del film, quella con i demoni che salgono le scale, mette paura, con gli occhi luccicanti, credo fosse di Sciotti, perché le faceva tutte lui all'epoca, queste locandine. La scena del film mette veramente paura, me la ricordo anche sul trailer, quando ero bambino vedevi queste facce che uscivano fuori all'improvviso con gli occhi luccicanti, mettevano abbastanza paura, ma l'immagine stessa della locandina, la locandina stessa è un'opera d'arte proprio, e comunque già solo quella metterà a capriccio, per me forse il capolavoro di Umberto Bava, sicuramente uno dei suoi massimi, anche se credo ci fosse molto la mano di Argento dentro. Però sicuramente dei film di Bava, per me forse sicuramente è quello che mi rivedo più anche volentieri. Se poi nel libro lui racconta che, secondo almeno il suo parere, e devo essere sincero, lo penso anch'io, Demoni 2 è più perfetto di Demoni. A livello tecnico, gli stivaletti, gli effetti, che era già preparato, aveva gli effetti, sì, Demoni, quindi effetti, sapeva, sì, ancora di più cosa voleva, e quindi nel sequel però Demoni primo è più bello. Ma secondo me no, a me piace tanto anche il 2 di Demoni, quando ero bambino, se non ricordo male, mi piaceva di più, però poi rivisti tutte e due, il secondo è meno ricco del primo, almeno dal punto di vista dello splatter, degli effetti c'è meno, tant'è vero che il primo Demoni era vietato ai minori di 18 anni, il secondo di 14, quindi già da quello capivi che si vedevano molte meno cose, c'era la violenza, era molto meno esplicita graficamente parlando, poi c'è altre trovate, c'era il cane che diventava demone, c'era appunto il bambino che prima diventa zombie diventa demone, poi rilascia il Menelik, il demone interiore, e poi c'era anche il fatto... Però devo essere sincera, effettivamente ormai rivedendole tutte e due moltissime volte... A livello tecnico, proprio di come sono fatti... Era molto più lineare, mentre il primo era molto più spettacolare, chiaramente. Sì, il primo piace di più perché è più... Sì. E quindi chiaramente ti divertivi tantissimo, perché dall'inizio alla fine
non c'era proprio un attimo di pace, mentre però il 2 tecnicamente di 2, per diciamo la punto di vista no, tecnico, almeno anche Stivaletti dice diciamo, quello che dice Francesco era più è ritmo. Giusto, nel senso che già la prima parte di Demoni 2 era molto più lenta rispetto al primo Demoni, però ciò non toglie che se, anche se può essere sicuramente meno spettacolare del primo ed è un dato di fatto, però sicuramente era molto più lineare, cioè probabilmente si vede una mano già più preparata nel senso rispetto al primo, dove comunque poi anche... la colonna sonora di Simonetti del primo secondo me era superiore rispetto a quella di Simon Boss sul secondo, c'è anche quello di fatto e poi per il resto a me sì, Demoni 2 piace perché comunque è movimentato, è sempre comunque un bel film pieno di effetti, di situazioni, poi questa ambientazione del grattacielo ultramoderno, claustrofobica funzionava e, però appunto come dicevo rispetto al primo c'è meno... Cosa? Sta in Germania, sta qui dietro a casa mia, manca un chilometro e mezzo sta il palazzo di Demoni 2, venitela a vedere. Certo, ci sono anche i demoni dentro ci sono anche i demoni dentro, speriamo di no, è rimasto qualcosa praticamente uno dovrebbe scavalcare perché già mi hanno chiuso, ma si potrebbe scavalcare tranquillamente fino a un anno e mezzo, la zona contaminata. Sta proprio qua, entriamo nella zona contaminata. Poi comunque poi aveva una trama più fantascientifica, perché comunque i demoni uscivano dal televisore, tra l'altro la scena omaggia esplicitamente Videodrome, il momento in cui il demone sta uscendo dal televisore, diciamo che anzi Cronenberg è molto omaggiato nel secondo perché c'è un po' Videodrome, un po' c'è il demone sotto la pelle anche per come si manifesta tutto il contagio, e tra l'altro c'era una palese influenza da parte di Aliens Scontro Finale col fatto del sangue corrosivo che cascava dal soffitto come in Aliens praticamente, che era dell'anno prima, anzi che era contemporaneo dello stesso anno, quindi insomma sì, siete diventati così famosi da permettervi Jean Reno in live, chi assomiglia a Jean Reno? Chi è? In live uguale? No, Demoni 2 a me diverte di più, location fantastica, e sta qua dietro la location, un chilometro e mezzo, è di Roma, cioè se non ti scende a Berlino, sta qui, il palazzo è qui. Mentre lo studio televisivo, no, lo studio televisivo era un interno, Alice, Demoni e Demoni 2, tanto stiamo parlando di tutte e due, quindi un po' il confronto, vai Alice. No, a me, a differenza di quello che è stato detto, non mi sono divertita né con uno che due, anzi mi sono proprio cagata sotto. Vabbè, cagata. Penso sia due dei pochi film horror che ho visto che non sono più riuscita a rivedere, se non il 2, perché mi è capitato una mattina di beccarlo in TV prima di andare, credo, a scuola, andavo ancora a scuola, allora ho visto la parte finale. Ma il primo, cioè, l'ho visto che avevo tipo 11-12 anni, cioè mi ricordo proprio l'ansia, più che paura, proprio l'angoscia quando vedo la trasformazione di Geretta Geretta che... Ah, beh, c'è una certa somiglianza. Prova a mettere gli occhiali, c'è una certa... È vero? No, ci sarà le onde. È vero. Abbiamo scoperto chi è il tulpa di Cerno. È il tulpa di Leon o il tulpa di, Frank. Insomma, vai. E quindi la trasformazione di Geretta che secondo me resta sempre, cioè, iconica come scena, e anche per me è il capolavoro. La verità, però ma è normale che la scena di Rosemary quando si trasforma, a noi donne soprattutto piace tanto. Ogni volta che ci andiamo a truccare in bagno, che stiamo in discoteca, diventiamo come Rosemary se esce male il trucco, diciamocelo. Sì, è soprattutto quando la posso scuda. No, io mi ricordo che il giorno dopo ho visto Demoni di Lamberto Bava, ero davanti allo specchio, non mi ricordo, avevo tipo male al collo e sono entrata nel panico perché ho detto adesso divento come quella di Demoni. Cioè è un film completamente
talmente paura che per giorni continuavo a guardarmi la pelle, continuavo a guardarmi, cioè proprio panico. E come avevo detto anche nella diretta quando c'è stato Lamberto Bava tempo fa, è un esempio secondo me, ok, è uscito prima, come diceva Francesco, Zombie di Romero, però è un esempio secondo me di come non abbiamo nulla da invidiare agli americani, perché per me questo film è dove è vero i demoni più che demoni sono degli zombie, cioè ricordano più lo zombie che il demone. Non c'è nulla da invidiare secondo me a grosse produzioni americane, cioè per me Lamberto Bava ha fatto il capolavoro italiano. Ok, ci sarà stata anche un po' la mano di Argento, anche il produttore, però non c'è nulla da invidiare. Per quanto però riguarda poi, il due, insomma, leggetevi, io dico, visto che oggi stiamo facendo la serata, non è che voglio per forza sponsorizzare, però nel libro ci sono molte verità, secondo me, che Lamberto Bava comunque ha una sua personalità nei film, e lo dimostra, nel senso che comunque molte scelte fatte lui le ha imposte. E molte altre idee che forse potevano essere valide, tra cui oggi Davide sì. aveva tirato fuori una creazione che probabilmente voleva fare Sergio Stivaletti, tipo di questo demone che usciva dalla pelle addirittura direttamente, qualcosa del genere. Lamberto ha detto: a me non piaceva, non l'ho tagliato, non mi piaceva, non mi apparteneva e non l'ho messo. Cioè, diciamo che ha fatto delle scelte comunque nei suoi film, era lui, cioè, perché sennò può bastare. Certo. Può passare il messaggio che, siccome lo presentava Dario Argento, il film era di Dario Argento. Tra l'altro, sul set Dario Argento si vedeva una volta ogni tanto, non veniva praticamente mai. Ha lasciato piena fiducia a Lamberto Bava, questo si scrive nel libro, c'è, e quindi cosa che io ritengo tra l'altro anche molto vera, perché Dario Argento è uno che come regista, se fa lui regista, non vuole intorno assolutamente nessuno, va dritto per la sua strada, è molto... Però se dà fiducia di solito a un altro regista, successo anche con Michele Soavi, con La Chiesa. Io ricordo di dichiarazioni di Michele Soavi dove ha detto sì, ma Dario mi ha lasciato completamente campo libero. Quindi io credo a questa cosa qua, perché non è solamente Lamberto che lo dice. Quindi comunque aveva una sua... Cioè comunque i film di Lamberto Bava hanno comunque, credo, immagino, una loro personalità, che è appunto che è quella di Lamberto, perché molte scelte lui non le ha volute, cioè proprio non le ha volute. E quindi... Questo, insomma, penso che glielo dobbiamo, perché altrimenti se no può passare il messaggio che sono film di altri. No, sono film suoi e ci ha messo. La scena stessa dei demoni che salgono le scale e hanno gli occhi, no, luccicanti, era venuta sul set a Lamberto Bava, perché mentre girava c'era tipo una specie di riflesso, adesso non ricordo. Sì, c'era qualcosa, c'era un gioco di luci. Sì. Quasi troppo casualmente, di... diciamo, non casualmente, ma insomma, quasi fu quasi un caso. E da lì non gli è venuta la cognome, che non era quello che hai detto tu, Francesco, che tra l'altro ci manca tanto, che è venuto a mancare da, insomma, da poco tempo, ma un'altra persona, poi andrò a rileggere il libro, nome e cognome, che ebbe proprio questa cosa, dice, di questa immagine, video, prima un video, poi è diventato un'immagine, appunto è diventata quella famosa locandina che tutti conosciamo, di questi demoni che stanno per salire, che salgono con questa nebbia, no? Salgono le scale con questi occhi, con questi cosa che manca nel 2, cosa che manca un po' nel 2, sì. Questa cosa delle luci negli occhi, che tra l'altro, no? Erano mancata. E poi si collegavano anche alle luci del binario, del treno, come siamo partiti a Demoni 1, c'erano sempre questi fari, queste sì. luci che comunque puntavano molto, e ci sono vari riferimenti a queste luci nel corso del film, in qualche modo, no? Quindi questa è una cosa molto poi importante. C'è una colonna sonora. Andrea, tra l'altro, abbiamo parlato anche di Demoni 3. Allora, Lamberto, lo sapete tutti, ha una sceneggiatura ancora a casa. Oggi abbiamo tutti sforzato con Davide, Lamberto, bisogna farlo. È vero che la Titanus, lo sappiamo, ha i diritti, ma sono passati 40 anni. Ma che comunque, vedremo un po' che cosa fare, perché non è stata chiusa la porta a questo. Siccome si era parlato di Demoni 3, uscivano dai libri, poi si era parlato ovviamente che uscivano dal computer, dai social, perché ovviamente la nuova generazione è... Invece oggi è spuntato fuori che in realtà i demoni, in un ipotetico terzo capitolo, che ipotetico no, su carta c'è già, Lamberto oggi, veramente l'ha detto Davide in realtà, dovrebbero uscire da un multiverso.
Questa è la grande novità. Io oggi così, come, in che senso? Non so, siccome sapete, sono linciana, quando si parla di multiverso, sto lì che cerco di capire. Ma più che altro, mi mette Spider-Man, tutte queste cose stanno affagando, rotto de sti cinecomic, non ci sto a capire più niente, uno appartiene a un verso, uno a un altro e basta, e torniamo sulla terra tutti quanti a fare i film, porca miseria. Questo è diciamo il progetto, anche perché lui ha detto tanto lontani non ci siamo più, no? E credo che abbia parlato, non ho ben capito, ha parlato, sai, di questi occhiali che ormai tu ti metti dentro in un altro mondo, sembra che entri in un altro mondo, no? Che non esiste, sì. No? E quindi la realtà virtuale, diciamo, una sorta di realtà virtuale. Che sembra che stia però da un'altra parte, che non, no? Sì, che poi nella tua cameretta. Può essere virtuale o meno, insomma, può essere anche reale. Non più sui libri, ma su un multiverso, quindi i demoni che attaccano da fuori e entrano nella Terra, no? Arrivano sulla Terra da un'altra forma. E io sono rimasta un po' così, perché ovviamente sul libro si legge, no? C'era l'idea di che uscivano dai libri. E questo, che ne pensate? Chissà se un giorno si farà, questo non, ormai non, insomma, speriamo bene, faremo, insomma, faremo di tutto. Cioè, Francesco, che ne pensi di questi zombie che potrebbero uscire da un multiverso, o non ho capito bene se è un multiverso o comunque un mondo parallelo più che altro? Ma dipende sempre tutto rispetto come ai primi due idea, demoni. Come idea, non, sì. Rispetto ai primi due demoni è cambiato tutto, sia la concezione di cinema che di come vediamo le cose prima. All'epoca accettavamo tranquillamente il demone che usciva dal televisore, io lo accetterei ancora, a me piacerebbe tornasse quell'horror che non aveva bisogno di spiegazioni. Oggi se fanno un film del genere, tre quarti d'ora di film spiegano su come è stato fabbricato il televisore, con quali circuiti, tutta la formula della fisica e del circuito elettrico. Oggi ti devono spiegare tutto. Entra in una casa, c'è un fantasma, c'è il fantasma perché un ectoplasma è fatto così. Questo. Ma sti cazzi, scusate la volgarità, ma io il film horror, il bello è che c'è il mostro, è un mostro, non mi devi spiegare che cosa fa. Il bello di Michael Myers, dei primi Halloween, era che nessuno sapeva chi era. Poi è arrivato Rob Zombie, l'ha fatto diventare un soggetto da comunità, che con la maschera, e praticamente non c'hai più paura perché dici, ma sti cavoli, vedete sto tossico e va in giro a ammazzare la gente la notte di Halloween, così. Cioè, per me Michael Myers è l'incarnazione del male. Adesso il discorso è che l'idea è interessante perché comunque è moderna e si allaccia proprio al concetto che comincia a avere il cinema, che si sta ampliando, non solo il cinema, tutte le forme di intrattenimento, perché penso che parte anche dai videogiochi e dai fumetti questa cosa di multiverso. E bisogna vedere come verrà rappresentata, perché quando parli di multiverso, la prima cosa che tiene in mente adesso è un universo più, diciamo, ecco, infantile, da ragazzi, perché riguarda i supereroi. Se vogliamo, anche tutta la serie di Conjuring, Annabelle sta diventando un po' un suo multiverso, no? E quindi pure lì, strano, insomma, molto interessante. Sì, cominciano pure lì a venire fuori queste cose in parallelo, che si collegano tra loro. Bisogna vedere come sarà rappresentato, perché sicuramente non sarà rappresentato come in Demoni 2, vedremo direttamente il mostro che uscirà dal televisore. Certo. Sarà una cosa più succede, non ti fanno vedere il momento in cui esce fuori da lì, si manifesta in un altro modo, e poi c'è sempre il discorso che lo splatter va sempre meno, almeno per quanto riguarda queste cose. C'è il rischio che diventi da un film di demoni un film di possessioni, di fantasmi. Bisogna vedere come lo evolvono, che poi tra l'altro, vabbè, penso lo sappiate, esisteva già un Demon 3 apocrifo che in realtà si intitolava Black Demons e che venne diretto da Umberto Lenzi nel 91, che uscì solo in videocassetta da noi, ma in realtà era una comune storia di zombie, una d'ambientazione comune storia. Alice, che ne la chiesa Andrea ma è di questa idea, ma dipende sempre molto dalla sceneggiatura, se è attualmente valida. Quindi il connubio horror-fantascienza comunque è interessante, secondo me, se fatto bene, chiaramente. Poi qualcosa di diverso, molto, Andrea, è rimasto là la cosa. Qualcosa di diverso dai primi due demoni va fatto, quindi non è che si può... quindi potrebbe essere anche esplorare una parte di fantascienza particolare, non so, questi demoni si vengono da... interessante, perché giustamente noi vediamo i demoni sempre legati a qualcosa comunque di antico. Sì, malvagio, sì, perché sì, legato, certo, a una no? Sì. Diciamo invece a una cosa futuristica di fatto, no? Comunque un mondo, certo, parallelo. Vera dice, potrebbe essere interessante come questo contrasto enorme, no?
Allora, beh, intanto dico due parole anche sul 2, perché poi sono andata avanti col primo. Allora, il 2 ha, secondo me, forse un'ambientazione, un contesto un pochino più realistico, quindi a molti è piaciuto di più il 2 per un discorso di ambientazione, no? Questo grattacielo. Io penso sia uno dei pochi casi dove oltre al primo ho apprezzato molto anche il 2, cioè il primo forse ha più fascino, però anche il 2, anche qui, mi ha fatto tanta paura, mi ha fatto impressione. Poi c'erano delle scene, quella del compleanno in primis, no? Con Sally, sì, Sally. E ce la ricordiamo tutti. Si è bloccato il flash. Si blocca sia a loro che anche a quelli fuori, in quel a documentario, Francesca, no? Ho paura quando spegne le candele. E poi sì, il 3 c'era quello di, sì, apocrifo, ma anche in certi paesi era uscito con Demoni 3, la chiesa di Soavi. Sì, sì, parla, la chiesa era nato, credo, proprio come Demoni 3, anziché fare sì, Demoni sì, 3. Era, sì, la sceneggiatura era, sì. Sì, era proprio della, sì, sì, quello, sì. Però io oggi gliel'ho detto a Lamberto, io non ci, la chiesa io la amo da morire, ma non ci sto. Non ci sto, riprendete vertigo, lo adesso è pure sì. Davide, infatti, ha insistito su questa cosa. Ma ci riusciremo, vediamo un po' come fare, in qualche modo faremo, non nel nostro piccolo, perché siamo semplicemente un gruppo, cioè social, però vediamo un po'. Se un po' anche, Demoni 2 può essere anche una critica un po' alla diciamo alla società dei consumi, nel senso alla televisione, era vista proprio come il demone, la televisione, sì, no? Quindi il demone che esce dalla televisione in qualche modo è proprio incalza questa cosa qua. Gli anni del boom della Fininvest all'epoca, le trasmissioni spazzatura, si parlava del trasmissioni spazzatura, le videodipendenze, ecco, quindi c'è un po' questo, anche questa critica sociale, mentre nel primo c'è il cinema, quindi cinema e realtà che si mescolano in qualche modo, no? E quindi che ciò che... Poi il 2 inizia con, cioè, se non ricordo male, sta vedendo... No, possiamo documentario dire che si riaggancia a quello che succede nel primo, mi sembra il primo, qui qua si parla di profezia, di profezia, dire il omaggio di Wes Craven che ha fatto in uno dei suoi capitoli a Demoni, secondo me, per me è esplicito quando la ragazza nera sale sul palco con la coltellata. Ovviamente, perché quella che muore è un omaggio, l'omaggio. Sì. Su Scream 2, sì, palesemente c'è l'omaggio. Benissimo, amato. Tra l'altro credo sì che Demoni 1, al di là del fatto che è metacinematografico, credo che comunque il sottotesto riguardi in realtà qualcosa come l'AIDS. Penso che sia una cosa molto più legata all'era dei contagi. Sì, penso sì, penso che sia legata a quello, perché il fatto che parte tutto da un graffio, da una maschera, era un po' il terrore di contaminarsi appunto all'epoca era il boom dell'AIDS che stava un po' ovunque, un po' sulla cosa, un po' su altri film di Cronenberg, quindi penso che il tema del contagio è comunque un tema anche Nancy Brilli ingravidata, che poi voglio dire anche una cosa che si legge sul libro su Nancy Brilli, ma niente di personale Alice, nel senso che non era proprio contenta secondo me di fare questo film, non so se lo faceva per piacere o per altro, questo si vince un po' dal libro quando si parla di Nancy Brilli come attrice, dice si l'ha fatto, sembrava sempre solita, sempre rideva, non riusciva mai a fare le parti quelle un po' più così, perché non si sapeva se gli andava proprio da fare film o se voleva fare altro, se lo faceva perché doveva, perché gli servivano i soldi. Erano gli esordi, gli avranno detto, dice fai questo, ha fatto quello e Camping del Terrore uno dopo l'altro, e poi dopo però ha fatto tutte commedie o film drammatici. Non è il che... due credo ci sia anche una piccola parte di Lamberto che fa il padre di Sally, no? Mi sembra, proprio una piccolissima. Nel primo fa la comparsata che scende dalla metropolitana, e poi c'è Michele Soavi che dà i biglietti con la mezza maschera in faccia. Metropolla, sì. E sta anche nel film Michele Soavi, lo zombie, il demone che si vede nel film sullo schermo gigante, no? Alice, che cosa ha rappresentato Demoni e Demoni 2, secondo te, nel panorama? Ma
Credo sicuramente un forte messaggio sociale, un po' come aveva fatto Romero con gli zombie, una critica, diciamo, al consumismo. Secondo me, in questi due film, Bava, forse più dei due, con il boom, no, della televisione, dei film, invest e quant'altro, invece nel primo. Quasi un volere un po' paradossalmente infangare il mondo del cinema, perché il primo è ambientato in un cinema e succede tutta questa cosa all'interno di un cinema, e secondo me a molti a quel tempo passava un po' la voglia di andare al cinema, perché se vedi una cosa del genere, secondo me il pubblico si è spaventato vedendo una cosa del genere. E magari dici, oddio, adesso vado al cinema, succede questa cosa. Quindi, secondo me, la sua provocazione, diciamo, è stata geniale, perché ha avuto proprio il coraggio di ambientare tutto in un cinema, e quasi una critica a se stesso e al mondo che lo circonda, quindi di attori, di registi e quant'altro. Io, infatti, avevo fatto questa domanda in diretta a Lamberto Bava, gli ho detto, ma perché proprio l'idea di ambientare demoni in un cinema, nel mondo del cinema? E lui semplicemente ha risposto perché funzionava, perché era quella l'idea di demoni, funzionava perché è ambientato in un cinema. Quindi una provocazione, Come una diceva Francesco critica. prima, no? Non c'è bisogno a volte di spiegazioni nel fare comunque un film. Se hai Anche, l'idea, sì. no? Comunque perché tu ti Certo. senti che quella location serve, è utile in quel preciso momento, la prendi e la fai. Una scena anche Potrebbe anche copiata essere da, mi sembra, da Demoni l'istinto. 2, quella dell'ascensore, se non sbaglio, poi si è vista in un horror anche di qualche anno fa, dove c'è quella scena in cui loro sono nell'ascensore, in Demoni 2, e vedono i Sì, demoni sì. da fuori. C'è anche un film, ora non mi ricordo il titolo, se ve lo ricordate, Entra l'inferno fuori. ecco. Quello. Bravissimo, L'inferno che è fuori, l'ho praticamente messo in ambientato tutto parole. in un ascensore e Sì. insomma l'idea forse l'hanno presa forse anche da lì, insomma, anche se È poi probabile che dipinto. Daniele Misischi abbia, sì, probabile Daniele Misischi abbia visto, no, abbia visto, sia stato influenzato da quella cosa. Sì, le stesse inquadrature anche quando c'è la donna Anche fuori. là dentro che si apre un pezzo, sì. Proprio su questo, e lo leggerete nel libro, quindi non vi dico niente, mi ha sorpreso che dovevano esserci dei racconti televisivi, credo, degli episodi televisivi o dei film televisivi, adesso non ricordo, devo andare a rileggere, tra cui partecipa appunto Lamberto, e c'erano anche i Manetti Bros. E Ah. c'era un racconto che si intitolava, che poi non è più stato fatto, se si intitolava Il mostro della cripta. E la trama è quello che poi vediamo nel film di Daniele Misischia, quindi un racconto che non è nato 2 o 3 anni fa, ma è nato molto prima, perché Lamberto racconta proprio del titolo e di chi doveva, ovviamente di chi era, di chi dovevano essere registi a suo tempo. Poi questa cosa non si è più fatta, credo, leggendo il libro, e poi ce lo ritroviamo al cinema con Daniele Misischia alla regia, ma una creazione. Quindi questa è un'altra delle grandi novità. Che ne pensate? Che ne dobbiamo pensare? Che troppe se ne sentono di queste qua. Io, Certo. parlando pure con altri registi, non faccio i nomi, troppe volte mi raccontano: hai visto quel film? La storia era mia, è sparita. Quando l'ho proposta io non interessava. Dopo è venuta fuori in mano. È lo stesso discorso di prima, che decide sempre chi comanda. Chi comanda e il legame che ha chi comanda con chi poi fa i film. È tutto qua. Troppe ce ne sono di idee che girano nell'ambiente e poi le vedi fatte da altri. Purtroppo è così. È Alice? un Poi sistema diciamo una cosa, marcio, sarà sempre esistito, secondo ma negli me. ultimi anni, insomma, è peggiorata la situazione qua in Italia. Alice? Film, secondo me, come Demoni e Demoni 2, secondo me adesso non esisterebbero, cioè secondo me non sarebbe impensabile, perché inizierebbero con però questa scena, c'è una donna che aggredisce un'altra donna, ma magari dopo il pubblico pensa che sia un messaggio. Invece a quel tempo Sì. è andato proprio avanti, cioè da un certo punto di vista
l'ho visto anche molto all'avanguardia, anche come film, sia il primo sia il secondo. Adesso secondo me tirerebbero fuori, no, ma questa scena non va bene, ma questa no, perché c'è il bambino che si trasforma dopo magari. So, la gente non fa più figli, perché ormai già si arriva anche a pensare a queste cose, cioè si trovano proprio situazioni al limite della paranoia. Allora, e secondo ragazzi, me due leggo... figli non esistono. Anche in Macabro c'è la bambina che compie insomma un atto, quindi anche lì era comunque avanti per l'epoca, perché comunque mettere dei bambini, no? che commettono degli atti, poi degli omicidi, eccetera. Oggi forse effettivamente sono d'accordo, non so se molti se la sentirebbero di farlo, ecco, insomma, non so. Allora, forse mi ero sbagliato, ho detto Manetti Bros, però sentite un po', Stavo cercando di produrre con l'Anfri una possibilità di rinascita, un seriale, quattro film di quattro registi differenti, Deodato, Stivaletti, i fratelli Mainetti ed io, cioè Lamberto. Il progetto si chiamava New Italian Masters of Horror. Non è andato mai in porto, i tempi erano veramente cambiati, ci ho perso anni e un mucchio di soldi, avevo la copertura italiana per metà dei costi, per l'altra metà contavo sulle prevendite estere. Una volta al MIFED, il mercato cinematografico a Milano, trovavi sovvenzioni dall'estero su una locandina, su un'idea di quattro pagine. Oggi il MIFED non c'è più, gli stranieri comprano un film solo se lo vedono finito e non è poi detto che tutti paghino. Attenzione, stiamo arrivando al punto, Mi ero innamorato delle quattro storie, in alcune ci avevo messo lo zampino come sceneggiatore. Il film di Ruggero doveva chiamarsi Natas, una pazzesca discesa di due ragazzi nel loro inferno, tra sesso, violenza e cannibalismo. Quello di Sergio Stivaletti era The Building, un palazzo antico con mettanti, ma cosa nascondeva nei sotterranei? Dei Manetti Bros era il mostro della cripta, un fumetto horror, una ragazza uccisa come nel fumetto, troppe coincidenze tra realtà e fantasia. E poi c'era quello di Lamberto che si intitolava Camera 213. Questo era per dirvi che poi, come diceva Francesco, le idee vengono prese, vengono no, usate, rimesse in qualche modo, però riciclate in qualche modo, c'è il riciclaggio delle idee. Infatti quando ho letto ho detto come il mostro della cripta, mi si schiamo, però insomma. Vabbè, la contaminazione anche per quanto riguarda le idee, questo può essere una cosa, anche un atto creativo, no? Prendere spunto qua là, che non è che... Ma anche riprendere idee vecchie, come in questo caso, che non sono mai partite perché ovviamente mancavano i finanziamenti, no? In qualche modo c'era una parte, ma non bastava. E poi dopo tanti anni, perché qui si sta parlando di passi nel buio, quindi in qualche modo, vabbè, un po'... Chissà anche quanti film nel cassetto, oltre che le sceneggiature nel cassetto che non sono mai state poi utilizzate, magari anche validissime che non sono mai state, sì, certo, diventate film, insomma, o idee, anche soggetti, tanti soggetti che potrebbero diventare veramente delle sceneggiature interessanti, ma che rimangono lì. Non so per quale motivo, se è fatto anche di scelta, di come diceva giustamente Francesco, chi comanda, o anche per un fatto di soldi, per un fatto anche di... Molti non hanno anche paura di rischiare, no? Vanno più sul sicuro, sanno magari che fare un certo tipo di film porterà un certo tipo di guadagno, più sicuro. E ma quindi... Suso ha detto Vampira ha ragione, ormai il politicamente corretto è una barzelletta, e siamo... Su questo purtroppo a me siamo tutti d'accordo. Allora, vi voglio ricordare che domani arriveranno Nico Parente, che ci presenterà il suo libro fatto qualche tempo fa su James Wan, e anche Fabio Cassano, che ha scritto un bel libro su Robert Englund, il nostro Freddy Krueger di Night, per proprio tutto sull'attore, tutta la filmografia dell'attore. E poi martedì ovviamente rassegne notturniane con Davide Pulici, andremo, gli ho detto oggi, andiamo in safari nel deserto, perché si parlerà di tutti i film ambientati in qualche modo nei deserti, parleremo appunto di Urbano Barberini, un attore che, ripeto, secondo me merita molto, molto di più di quello che ha fatto. Ha fatto anche opera. Ha fatto anche opera. Ha avuto tanti ruoli, poi sì, un po' finito nel dimenticatoio. Esatto. Piace. Mi spiace tanto. Allora, grazie Francesco, grazie Alice, grazie ad Andrea. Grazie, grazie a voi, grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.